Vuoi acquistare i giochi a prezzi bassissimi? Passa nel link in descrizione. Ciao a tutti, salmoni, e ben ritrovati sul mio canale. Oggi siamo tornati su Phasmophobia ed è un episodio un po' particolare, dove mi sono anche arrabbiato un pochino per un compagno non del tutto capace, ma lo scoprirete solo guardando il video, quindi buona visione. Aspetta, dobbiamo fare la roba con il lettore EMF, vedere un membro con la roba paranormale e purificare l'aria nei pressi del fantasma con l'incenso. Ok. Va bene, io per adesso sto portando il termometro e videocamera. Io oltre alla torcia porto il coso per comunicare che dà IFM e sta roba qua. Ci sono delle volte in cui ho 13 gradi e poi passo subito a... Se si abbassa sotto 10 è quella la stanza. Di solito, poi bisogna vedere. Per la cosa Per par... adesso niente. Ah, ok. Per la cosa paranormale penso che ci serva il libro, ma dopo ci arriveremo con calma. Ti prego, dimmi che non è nella cantina come l'ultima volta. Quella la sto lasciando per ultima. Bene. Andiamo in cantina. Mannaia, l'anco porco. Sì, lo Mi so dispiace perché... dirtelo, ma è qui in cantina. Mannaggia la miseria. Bro, poi dobbiamo vedere come si chiama il fantasma. Va bene, io l'avevo visto ma l'ho dimenticato subito dopo. Ok, io vado a prendere l'incenso. Penso che ci siano le temperature di congelamento però. Sì, perché comincio a vedere il nostro respiro. Va bene, vado a prendere l'incenso. Vengo con te, non si sa mai. Anche perché così vediamo come si chiama il tipo o la tipa e lo facciamo incazzare un po'. Va bene, ok. Oggi sono stato inseguito anche abbastanza volte, quindi dicevo una in più non si fa niente. Jennifer Johnson si chiama la tipa. Quella specie di lampadario si sta muovendo. Ok, perfetto, Allora, prendo l'incenso. ascolta, ascolta, siccome sono in live, un ragazzo in live mi sta dicendo che quella specie di lampadario, non so dove l'ha visto, si stava muovendo. Quindi, ok, presenza fa... comincia a comunicare in qualche modo, insomma. Sì, ho visto che è accesa, però non avevo visto sinceramente No, che si vediamo un po' se muovesse. si muove. Si congela comunque, Ok, così dovrebbe calmarsi un po'. Cosa possiamo prendere adesso? Prova a parlarle. Jennifer Johnson. Orca troia, bro. È qua dietro. La Pensavo fosse davanti alla telecamera. vedo.
Puttana troia, che paura. Ok, Iniziamo proprio bene. andiamo a prendere le telecamere. Andiamo a prendere la telecamera, quella da piazzare, quella con gli infrarossi. Io Andiamo. direi di prendere il libro. La cosa con gli infrarossi è il libro, sì. Hai preso il libro per caso? Sì, ho preso il libro. Che cazzo andate a finire? Io rimango qui, vediamo se c'è qualcuno da prendere. Sì, io mi ero perso l'attrezzatura per strada per mettere la torcia. MF livello 4. Proviamo a parlarle. Dai. Jennifer Johnson, puoi scrivere? Ah, è la spirit box per caso. No. Vado a prenderla. Va bene, io rimango qui. La sento No, non rimango canticchiare. più qui. La Non sento rimango più qui. canticchiare. Allora, la spirit box ce l'ho. Guarda, abbiamo fatto tutto, manca solo capire che tipo di fantasma è. Potremmo anche evitare di contattarla. Sì, ma per adesso abbiamo solamente le temperature di congelamento. No, abbiamo fatto tutto perché mi dice purifica l'aria, l'abbiamo fatta. Assisti un evento paranormale con un membro della squadra, fatto. Trova eventi paranormali col EMF, fatto. In teoria basterebbe mettere tutto quello che abbiamo trovato come indizi e abbiamo fatto. Allora, raga, vi spiego velocemente. Su fasmofobia o fasmofobia, come preferite pronunciarlo, potete decidere se tentare di scoprire di quale tipo di fantasma si tratta o meno, ok? La cosa vi dà più o meno soldi. Se siete in situazioni critiche e difficili, come eravamo in questo caso, perché il compagno era abbastanza deficiente, scusate, però lo devo dire. Lui ha voluto per forza insistere sul fatto di finirla in quel modo. Bastava quello che avevamo sulla lavagnetta, potevamo farci tranquillamente un'altra partita. Magari trovo anche qualcun altro e divertirci di più. Lui no, ha voluto insistere, insistere, insistere. Io sono morto inutilmente. Tanto lui alla fine non ha risolto niente di che. Non ha avuto molte più prove di quante ne avevamo prima. E di conseguenza la mia morte è stata inutile. Io, boh, basito. Però, vabbè, questa è la mia spiegazione e secondo me era giusto finire la partita così, ma vabbè. Ma l'MF era livello 4 comunque, non era livello 5. Vabbè, ma intanto ce l'ha Quindi levato. questo non ce l'abbiamo. Va bene. Mi sa che dobbiamo provare a parlarle, per forza. Vedere anche se scrive. C'è un'alta probabilità che ci ucciderà, ma va bene. Questo è vero, mi sono scordato di prendere i crocifissi. Minchia, è vero, prendiamoli, che sennò ci ammazza veramente. Lei non ha scritto comunque, possiamo provare a vedere anche se ci sono delle sfere. Ah, ok. Ho visto che c'ho la cama addosso. Porca troia, mi sono cagato in mano. Queste cose fanno cagare, sì, è vero. Comunque, proviamo a parlarci, vediamo. Jennifer Johnson, sei qui con noi? Se sì, scrivi sul libro.
Jennifer Johnson, sei qui con noi? Mamma mia, è bruttissima. Sì, è qui, è qui, è qui. Jennifer Johnson, puoi parlare? Jennifer Johnson, puoi scrivere? Jennifer Johnson, scrivi qualcosa sul libro, se ci sei. Scrivi sul libro se sei qui Jennifer con noi. Johnson. Jennifer Johnson, se non scrivi su sto cazzo di libro, giuro che ti uccido per una seconda volta. Niente, sta Jennifer Johnson sta facendo un po' di capricci ora. Infatti, tanto si... pure chiuso dentro comunque. Ma come? Ma sei serio? Jennifer Johnson, vuoi scrivere? Ma no, bro, la porta si può aprire. Ma hai preso il crocifisso? L'hai messo per terra? Sì, l'ho preso. Mettilo a te. Ok, l'hai messo a terra. Jennifer Johnson, per favore, scrivi sul libro. Jennifer Johnson. Jennifer Johnson. Jennifer Johnson. Ok, si presenta. Jennifer Johnson, scrivi sul libro. Mamma mia, mi sa che si sta un po' arrabbiando. Jennifer Johnson, scrivi su quel cazzo di libro, per favore. Oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, oh cazzo, non ci moriamo. Andiamoci a nascondere. Troppo tardi. Sì, vabbè, ma tanto avevamo tutto segnato, che cazzo serviva? Continuare a stuzzicarla. Io me ne volevo andare, ma lui ha insistito. Per me andava bene, perché comunque sia, le cose le avevamo rivelate. Mannaggia miseria. Welcome back. There's some jobs ready.